È stata presentata lo scorso venerdì a Battipaglia l'Associazione Sud Europa, impegnata nel recupero e riaffermazione delle antiche tradizioni dei popoli meridionali, stimolandone il riemergere dell'orgoglio e della dignità delle proprie millenarie origini, esaltandone l'immenso patrimonio culturale ed ambientale. Come è nata questa idea? No, è nata partendo da quello che poi sta succedendo a livello mondiale, a livello europeo, tant'è che noi ci caratterizziamo con un simbolo della comunità europea, perché noi ci crediamo molto e vogliamo restare in Europa con pari dignità rispetto alla Germania, e poi perché vogliamo valorizzare i nostri prodotti tipici, le nostre realtà, sia da un punto di vista turistico che nel settore agroalimentare. Quindi un'esaltazione della cultura, che spazia dalla cultura appunto dall'enogastronomia, alla bellezza diciamo dei paesaggi museali eccetera eccetera, sì, di tutto il sud Italia o in generale dell'Italia? A noi interessa il sud d'Italia, tanto è che noi siamo al sud e vogliamo riscattarci proponendo quelle che sono le nostre realtà, le bellezze di questo territorio e le tipicità di questo territorio. Questa associazione è partita costruendosi intorno a tre personaggi politici delle nostre aree. Noi abbiamo prima di tutto pensato un modello organizzativo basato sui dipartimenti, i vari dipartimenti in ogni settore. Abbiamo pensato di questa associazione in realtà tende di mettere in rete le migliori componenti del nostro territorio, ad esempio la produzione, la trasformazione, la commercializzazione e poi alla fine l'utenza finale, no? Cioè i progetti di filiera. Si pone l'obiettivo di intercettare tutte le forme di finanziamento comunitario, nazionale e regionale da poi sfruttare all'interno di questo territorio. Questa è la serata inaugurale dell'associazione dopo poco più di 3 mesi dalla costituzione. Abbiamo lavorato al fine di aggregare non soltanto le esigenze dei soci fondatori ma di aggregare soci ordinari. Lo scopo e la mission dell'associazione è quella di creare una rete tra imprese, enti, istituzioni, persone della società civile, professionisti, al fine di sviluppare il territorio, dividendolo però per aree omogenee. Finora abbiamo lavorato, ripeto, per aggregare persone, per metterle in rete. Noi crediamo molto in questo progetto e vediamo se anche le persone, se siamo riusciti a coinvolgere con il nostro entusiasmo anche tutti gli altri associati. Si basa sui fondi europei da raccogliere, quindi questo significa burocrazia. Come pensate di muovervi qui magari alle prime difficoltà? Sicuramente non mancheranno le difficoltà, ma la gran mole di professionisti e di, ripeto, soci tra ordinari e fondatori che ci circonda ci consentirà di superare queste difficoltà. Nicola Caputo, europarlamentare, commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, con tante deleghe anche sull'ambiente. Allora, questa associazione nasce per esaltare i prodotti diciamo del sud a livello di cultura, di enogastronomia, sembra quasi scontato, trattandosi del sud, proprio un museo a cielo aperto e magari butti un seme ed esce un albero. Sì, no, è una bellissima iniziativa quando ci aggreghiamo sui temi della valorizzazione delle nostre risorse per meglio sfruttare diciamo, anche le opportunità che ci vengono dall'Europa. Diciamo, mi sento di dire che veramente siamo sulla buona strada per recuperare quel gap rispetto alle altre regioni del nostro paese e anche rispetto agli altri paesi d'Europa. Prendo spunto da una risposta che ha dato prima lei ha parlato di gap di fronte alle altre, perché secondo lei, avendo noi materie prime in abbondanza, sotto tutti i punti di vista? Perché innanzitutto non siamo adeguatamente informati sulle opportunità che ci offre l'Unione Europea. Le faccio un esempio, sono il presidente del Comitato Parlamentare per il programma LIFE, un programma importante dell'Unione Europea. Bene, diciamo, quando mi sono insediato ho cercato di capire subito qual era la condizione, diciamo, lo stato dell'arte nelle regioni meridionali e ho verificato per esempio che diciamo, esiste un grafico che plasticamente rende proprio quest'idea, che per ogni progetto approvato diciamo, c'era un ombrellino. Da Roma in su
diciamo, l'Italia e anche il mare non si vedeva più, tanti erano gli ombrellini, da Roma in giù c'erano solo 15-16 ombrellini, quindi voglio dire, questo è il vero gap che dobbiamo recuperare, abbiamo le risorse, abbiamo le competenze, dobbiamo mettere insieme questi due fattori per cercare di, diciamo, mettere in campo occasioni di sviluppo per i tanti giovani che anche qui sono questa sera. Grazie Andrea. Grazie a lei.